Siamo, diciamo, soddisfatti. Comunque pretendevamo qualcosa di più, ma purtroppo le pretese sono una cosa, le realtà sono altre. A più di una settimana dall'avvio della stagione dei saldi, l'impressione che si ricava sentendo commercianti e soprattutto gli acquirenti non è delle più brillanti. Alcuni visitano i negozi alla ricerca della vera occasione e tanti hanno le idee chiare su cosa vorrebbero trovare. Altri preferiscono attendere eventuali ulteriori ribassi, qualcuno ne approfitta per fare dei regali. Ma in generale, al contrario del passato, l'entusiasmo e il desiderio di impiegare il proprio budget, ricco o modesto che sia, non è alle stelle. Sono andata adesso un attimino, ma ancora ci sono poco i prezzi, no? Non è così tanto di prendere qualcosa, ci aspettiamo ancora, diciamo, questa settimana, speriamo dopo la prossima settimana che cominci in pieno, no? Di prendere qualcosa. Stiamo guardando, stiamo valutando. Che guardo le occasioni, solo per... Ho un po' di difficoltà a trovare, ecco, un po' di difficoltà. No, non ho comprato niente. Zero, gli acquisti non ci interessano. Sì, infatti abbiamo fatto adesso dei giri nei vari negozi, abbiamo trovato le occasioni da approfittare. Sì, che abbiamo guardato cose molto convenienti, però manca il più la lira, i soldi. Purtroppo è così. Per il momento no, ho preso solo due cose, ma no, non ho ancora approfittato. Vedo domani e dopodomani. Attualmente no, in questo momento no. Però non si sa mai. Sì, quello che cercavo ho trovato a prezzi interessanti, sì. Avevo da fare dei regali di compleanno, quindi ho approfittato dell'occasione. Da sottolineare peraltro un dato significativo che potrebbe migliorare il bilancio finale delle vendite in saldo, la presenza dei turisti. Siamo turisti per questo sì, guardiamo un po'. Da dove venite? Dal Belgio. Sì, che avete visto nelle nostre vetrine Sono meno cari, sì. Ne approfittate. Sì, infatti. Ok, buona permanenza. Buona.